volevo fare questo video perché spesso quando noi realizziamo dei lavori dobbiamo fare delle impunture, no? Quindi abbiamo un pezzettino di stoffa, abbiamo realizzato la nostra creazione e dobbiamo fare una cucitura vicino al bordo, più o meno vicino al bordo. Allora, se noi lo facciamo col piedino tradizionale, ovviamente rischiamo di, a meno che non mettiamo a filo il piedino, ma la distanza potrebbe essere troppo larga, rischiamo anche di fare dei bordini che vengano molto zigzag, molto brutti, no? Che esteticamente, insomma, non sono perfetti. Allora, io adesso vi dico quali piedini potete utilizzare per realizzare le vostre cuciture ovviamente precise e alla distanza che voi decidete. Ci sono tre piedini e la famosa calamita che poi vi farò vedere. Allora, il primo piedino di cui vi parlo è questo, è il piedino che serve per fare l'orlo invisibile, ok? Però noi lo possiamo sfruttare anche per quello che ci interessa. Perché? Allora, guardiamo com'è fatto questo piedino. Ha questa parte di plastica con questa ribattitura qui, questo pezzettino che va in giù e c'è il piedino. Ha la possibilità di essere utilizzato con il punto dritto, con lo zigzag, vista l'apertura che abbiamo qui sopra. In più, questo piedino ha questa rondella che apre e chiude questa parte di plastica, cioè noi rodeando questa parte si stringe o si allarga quello spazio che voi vedete qui dentro. Allora, perché questo è utile? Perché noi, una volta che abbiamo deciso quanto debba essere la ribattitura, quanto ci interessa, prendiamo la nostra stoffa. Adesso vi faccio vedere così sul foglio in modo che poi con la macchina è un pochino più complesso, eh? Allora, questo è il nostro piedino. Mettiamo che questa è la nostra stoffa che dobbiamo ribattere, no? Quindi ci troviamo nella macchina da cucire in questa maniera con il piedino, ok? Allora, io metterò a filo la stoffa dove batte quella linguetta che vi ho fatto vedere prima, regolando ovviamente il punto, cioè il punto, regolando questo braccetto più o meno vicino o più lontano rispetto al bordo. Dopodiché farò cadere l'ago e vedo se dove cade l'ago va bene. A quel punto comincerò la mia impuntura e seguirà la stoffa, seguirà ovviamente, vedete, il cammino intorno proprio sul bordo e avremo una cucitura completamente dritta e vicino al bordo quello che vogliamo. Un altro piedino è questo. Sono i piedini che servono per fare il patchwork, il quilting, quello che volete. Lo stesso, ecco che butto tutto, hanno questa lamella. Questo ovviamente è fisso, cioè non posso decidere come questo di allargare o stringere la cucitura, però è fisso. E posso ovviamente spostare, se ho la possibilità di spostare l'ago, oppure andrà a cucire al centro e cucirà proprio filo filo alla nostra stoffa. Anche questo ovviamente ci aiuterà la linguetta, la lamella, quella centrale, ad andare dritti. Ok? Lo stesso vale per quest'altro piedino che invece la lamella ce l'ha spostata più verso l'esterno. Quindi questo ci permetterà di fare una cucitura, un bordino un pochino più largo, quindi un'impuntura più larga, però sempre dritta, perché noi seguiremo sempre con la lamella il contorno della nostra stoffa. L'unica differenza che c'è fra questi due piedini è che questo ci permetterà di fare solo una riga diritta, mentre questo ci permetterà anche di fare uno zigzag, come ce lo permetteva ovviamente l'altro perché ha la fessura larga. Quindi questi sono tre piedini che ci permetteranno ovviamente di fare le impunture. Invece, per quanto riguarda la calamita, che purtroppo non riesco a trovare in questo momento, cioè l'ho cercata dappertutto, il discorso, diciamo, è semplice. Adesso facciamo finta che
questa penna sia la calamita, bisognerà posizionare la calamita ad una certa distanza e quando andremo a cucire poggeremo la stoffa sulla calamita e il piedino dove vogliamo e cuciremo. Aspettate, ecco, mettiamo che questa sia la calamita. Metteremo ovviamente la stoffa che batte sulla calamita e andremo a cucire nel punto in cui a noi ci interessa di più, ma la stoffa andando dritta ci permetterà comunque di fare una cucitura che sia parallela e che venga perfetta. Questo è molto importante perché le rifiniture in un capo, una nostra creazione sono molto molto importanti perché vedere cuciture un po' a zigzag, un po' così sconclusionate, rendono le nostre realizzazioni veramente sciatte. Poi una cosa che io vi dico sempre, mi raccomando, stirate i margini prima di fare le impunture, tutto quanto, in modo tale che avrete sempre come posso dire, potrete cucire su un qualcosa che è già ben delineato. Vedete, se io faccio così, la mia stoffa già è bella dritta. Se io, ad esempio, non faccio una piega così, no? Perché non l'ho stirata. Quando vado a stirare, qui può darsi mi viene un becco, qui invece mi viene più giù, qua mi viene più su. Perché? Perché le stoffe, cioè, devono essere prima stirate in modo tale da accompagnare il nostro lavoro nel modo migliore. Quindi io spero di esservi stata utile con questo piccolo, diciamo, video che non è né un tutorial né niente, però che è importante per le vostre rifiniture quando dovete fare la ribattitura. Ora vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze!